scusate, volevate passare? È passato, chiudo io, eh? No, comodo, comodo. No, lasciate, no, per lasciate carità, me. Ma per chiudo carità. Io. Ma che sarebbe? Volete così? Volete così? Allora, che fate? Avete lasciato aperto. E avete detto che chiudevate voi? Don Antonio. Lasciate aperto. Vi siete fatto male? Ma voi siete un castigo di Dio. Scusate tanto, io non sapevo. Ma lasciate fare a me, le cose mie me le faccio io. Ma voi ci mettete il piede sotto? Ma dico... Ma lasciatemi in pace. Dunque, signor Turchesi, io volevo... Lo Turco, vorrei fare una domanda. Lei ha mai fatto biglietti da visita false, sì? Come sarebbe a dire? No, dico, sul biglietto da visita uno ci può scrivere quello che vuole. O ci vuole una regola statale, parastatale, che so. Ma che statale? Uno sul biglietto da visita scrive quello che vuole. Se è commendatore, scrive commendatore. Se è cavaliere, scrive cavaliere. Se è titolato, beh, ci metti il titolo. Okay. Ce ne sono, anzi, che più si credono importanti. E meno sono. Qualcosa. Magari sono dei falsari. Come sarebbe a dire? No, dico... No, dico... Non ho capito questa cosa. Le posso offrire un caffè? Sì? Andiamo. Sa come? Aspetti e vedrà. Vediamo. Ecco fa. Dunque, signor Lo Trivoli. Lo Turco. Signor Lo Turco, scusi tanto. Mi stia a sentire. Questa è lei. Questa tazza. Questa tazza. Questo invece è l'altro. Il capitalista. L'altra tazza. Profittatore. L'altra tazza. Questo invece è il capitale. Lo zucchero. Lo zucchero. Un momento. E se no è finito. Mi lasci fare. Dunque, in origine sono senza zucchero tutti e due. E cioè, lo turso. Turco. Lo turso. E la terza. E la tarza. La tarza. La tarza. La tarza. E lo turco. La tarza. Lo turco. Lo turco. Lei cosa farebbe? Che farei? Lo vede? Non lo sa nemmeno lei. Questo invece lo sa. Lo sa e ne approfitta. Cosa pensa lei? La smetterà una volta. Lei pensa così perché è un grand'uomo, una persona per bene e ha fiducia nel prossimo. Questo invece no, e continua. Guardi un po'. E continua. Continua sempre. Sempre. No, lei non continua più, se no va alla cassa e paga il supplemento. La prepotenza. Ecco, questa sarebbe l'unica soluzione. La prepotenza? Eh sì, perché, diciamocelo francamente, caro signor Lo Turco. I tipi come lei sono quelli che si fanno mettere i piedi sulla testa. Sulla testa? Già! Perché vede, signor... Lo Turco! Vede, signor Lo Turco, lei rappresenta la parte sana, la parte onesta, la parte pulita del paese. Viceversa, quelli sono proprio la parte... capito? Ma quelli chi? Ma come quelli chi? E di chi stiamo parlando? Degli speculatori, degli esosi, degli approfittatori. Cioè dei ragionieri Casoria. Ma chi è questo ragioniere Casoria che viene in mezzo ogni tanto? Oh, è quello che si frega lo zucchero. La Casoria si frega lo zucchero? E anche il carbone. Zucchero e carbone? Già. E non va in galera? No, perché questi sono furbi, questi la sentono il codice penale, ma non incappano dentro. Ah. Guardi quello là, quel tipo. Ma non guardi però. Guardi. Ma non guardi. Ma come faccio a guardare senza guardare? Guardi, ma non faccio vedere che guarda, insomma. Va bene questo? Sì, questo qui. Quello lì. E chi è quello? Ragioniere Casoria. Ma che Casoria? Vicino. Vicino Casoria? Fatta Maggiore. Fatta Maggiore. Caivano. Ma che Caivano? Ardì. Oh! Pur rinunciare. Signor Lo Turco. Maria Capoletere. Io non gliel'ho detto fino adesso per educazione, ma lei è proprio fesso. Oh. Oh. Come beh? Non gliel'ha detto mai nessuno. No, ma adesso che me l'avete detto, che faccio? Ci sarebbe una soluzione. Oh. C'è una soluzione. Esatto. Adeguarsi. Adeguarsi. Venga con me. Avete detto adeguarsi. Questo è il segreto.